che lo statuto in sede di votazione del presidente non prevede. Ed alla fine non si potrà dire che l'elefante ha partorito il classico topolino, in quanto saranno due i candidati contendenti alla poltrona di sindaco a Sant'Egidio Montalbino. Due ottime persone e valenti professionisti. Antonio Lamura, dottore commercialista, sindaco facente funzione uscente, e l'ex sindaco avvocato Roberto Marrazzo. Due professionisti che hanno messo ambedue a disposizione della collettività la loro esperienza politica e amministrativa e la professionalità di cui ambedue sono ricchi atti a risolvere o almeno a provare a dare alla cittadina possibilità di uscire dai problemi e vivere tranquillamente sul piano politico, amministrativo e sociale. Vero è però che ha sorpreso la candidatura dell'ex sindaco Roberto Marrazzo, che sembra abbia posto la sua candidatura al di là del pensiero anche del fratello Pasquale Marrazzo, il quale vedrà il figlio Gianluigi candidato nelle liste di Antonio Lamura, anzi nella lista di Antonio Lamura. Problemi politici e familiari che interessano in verità poco alla collettività che è chiamata da qui a breve tempo a scegliere la futura guida della cittadina. Intanto i due candidati stanno lavorando per approntare ciascuno la propria lista, che deve necessariamente vedere in proporzione nella lista di ciascun candidato la presenza maschile e femminile. Pochi momenti ancora e poi il via comizia di incontri elettorali per spiegare motivazioni e ragioni di una scelta dell'uno e dell'altro candidato e poi il voto che sancirà la guida della cittadina. Voglio dire, cari concittadine e cari concittadini, ho maturato in tutti questi anni una esperienza, l'amore c'è già, la passione, l'umiltà di lavorare per la mia Sant'Egidio. Una Sant'Egidio la quale ha molti problemi, ma io sono qua per ricepire questi problemi e per poterli lavorare. Problemi di natura urbanistica, di natura ambientale, di viabilità. E noi, proprio per questo, io sto qua per portare avanti i progetti che abbiamo in cantiere e che tra poco inizieranno i lavori di due importanti arterie di Sant'Egidio e Montalbino, e abbiamo altri progetti che porteremo avanti. Diciamo che sono stato molto sollecitato, qui dico una frase comune che dicono tutti quelli che in realtà aspirano a candidarsi, ma è vero, sono stato molto sollecitato, ma se non ci fosse stato di base e di partenza una grande voglia di rimettersi in gioco, chiaramente non avrei accettato queste sollecitazioni e questa candidatura. La lista è pronta? Stiamo veramente cercando di migliorarla. Abbiamo ovviamente già il numero sufficiente di candidature, il numero massimo che sono 12, però stiamo lavorando veramente sui cesselli per migliorarla, non in termini di consenso elettorale, ma per migliorarli come immagine complessiva e come capacità di rappresentare la variegata comunità di Sant'Egidio. Cosa vuole dire ai suoi futuri elettori? Beh, dobbiamo ritornare sicuramente ad una diversa idea e diverso metodo di fare politica. Io non credo alla politica senza visione, alla politica che io definisco a chiamata individuale, a quella che cerca di perseguire l'interesse individuale esclusivamente, dico anche del cittadino, non solo del politico, perché come amo sempre dire, l'interesse collettivo non è la somma degli interessi individuali. Quindi l'interesse collettivo sarà la stella polare che dovrà muovere questa amministrazione. Cercheremo di metterci ovviamente anche una competenza che a distanza di anni un po' tutti hanno riconosciuto, perché credo che sia il motivo principale per il quale tanta gente, personale politico e gente comune, ha ritenuto di individuare nella mia persona la figura ideale a coagulare attorno a sé quelli che non la pensano come l'attuale classe dirigente.